Sto valutando se possibile di emanare un'ordinanza di divieto di assembramento, perché se torniamo in zona gialla è un disastro per la città. È la preoccupazione del sindaco Roberto Di Piazza a fronte dell'aumento di contagi Covid collegati anche alle manifestazioni no Green Pass. Il sindaco sta valutando se effettivamente ci sono le premesse per agire in tal senso, rimarcando il rispetto del diritto a manifestare garantito dalla Costituzione. Oggi Di Piazza ha anche avuto un incontro con il prefetto, manifestando la propria preoccupazione per il contenimento del contagio. Anche il governo si è espresso in merito alla questione, precisando in una nota che le misure saranno commisurate e varate su basi scientifiche legate all'andamento della pandemia e alla prosecuzione della campagna vaccinale. L'intento però rimane quello di evitare, se possibile, le restrizioni per un'eventuale recrudescenza dell'infezione. Intanto oggi il coordinamento 15 ottobre ha rilasciato una nota lamentando la mancanza di una risposta formale del governo sulle richieste dei no Green Pass, ovvero levare l'obbligo vaccinale sanitario, ritirare l'obbligo del certificato verde e chiedere scusa pubblicamente per lo sgombero del porto di Trieste. Nella nota è stato affermato come il coordinamento 15 ottobre prosegue nel suo impegno al fianco di Stefano Putzer e di tutte le piazze italiane per sgretolare il castello di carta e sfidare tutti in un confronto diretto nel merito delle questioni. È stata richiamata anche la discesa in campo di tutte le categorie, anche degli studenti. Un po' quello che è successo nel pomeriggio in Campo San Giacomo. Circa 200 manifestanti chiamati dal coordinamento No Green Pass Trieste si sono trovati per capire come proseguire con le proteste. È stata avanzata la proposta di ritrovarsi a San Giusto mercoledì prossimo alle 14:30 per un nuovo corteo contro il certificato verde.